Sì, avete letto bene dal titolo. Questa volta è capitato a me di dover chiamare il soccorso alpino. Ma partiamo dall'inizio che vi racconto com'è andata. È il 4 luglio 2024, sono le 6:30 di mattina e io mi trovo a partire per il mio trekking. Oggi siamo a Sorico, in cima al lago di Como, perché percorreremo uno dei trekking più belli dell'Ario, ovvero l'Alta Via dell'Ario. Non so se conoscete l'Alta Via dell'Ario, ma è un trekking di 2-3 giorni, principalmente fatto per bivacchi, dove si sta sempre su una quota attorno ai 2000 metri. È un trekking che personalmente questa sarebbe stata la terza volta che lo rifacevo, perché è un trekking che ho già fatto in passato. Sono solo le 8 e un quarto del mattino. E già si muore di caldo, però c'è anche tanto tanto vento, essendo che praticamente siamo in cresta, da una parte c'è il lago e dall'altra tutta la Val Chiavenna, c'è veramente tanto vento. La prima parte del trekking è la salita al Sasso Canale, una salita da 1300 metri di dislivello fatta in cresta e anche su del sentiero un pochino franoso e pietraia. Però nulla di troppo difficile, nulla che per chi è abituato a camminare magari nella zona delle Grigne, Valtellina, Val Chiavenna, eccetera, non sia praticamente il pane quotidiano. Sono quasi in cima al Sasso Canale, qui dietro di me vedete la cima, perché da adesso in poi la situazione si farà un pochino più difficile. Arrivato in cima al Sasso Canale, al Sasso Bianco, so cosa mi aspetta per la discesa successiva, ovvero una discesa veramente molto insidiosa, abbastanza verticale in alcuni punti, abbastanza esposta in altri. Ma soprattutto una discesa che mette a dura prova gli scarponi, una discesa che mette a dura prova la tenuta proprio perché è fatta da pietraia molto piccola, molto tagliente, una pietraia di quelle dove bisogna procedere veramente con tanta cautela, ogni passo deve essere misurato e soprattutto davvero bisogna prendersi il giusto tempo per evitare di farsi male. Mamma mia, che brutta discesa! Tecnica, tosta, con uno sfasciume che veniva giù tutto. Porca vacca, che brutto sentiero, davvero. La discesa poi passa indenne, nessun problema, io tutto tranquillo procedo per il mio trekking. A questo punto posso godermi tutta questa piccola valle delle Dù andando veramente tranquillo. Incontro un po' di animali, tutto tranquillo, niente di che. Finché per scavallare nella successiva valle non mi trovo a fare un'altra enorme pietraia. Sto facendo una salita praticamente verticale, completamente su sfasciume e sotto il sole di mezzogiorno. È bello che me ne manca ancora. Arrivato però in cima a questa pietraia mi ritrovo una sorpresa, ovvero un bel nevaio. Io avevo con me i ramponcini, perché comunque dato tutta la neve che ha fatto in questa primavera, li sto portando sempre con me nello zaino. Però guardando l'inclinazione di questo nevaio non mi è possibile passarlo. Mi rendo subito conto che è veramente troppo tecnico. Lì ci vorrebbero come minimo i ramponi, ma anche una bella piccozza sarebbe l'ideale. Quindi mi trovo costretto a fermarmi. Può capitare a tutti. Arrivato a un certo punto, mi trovo costretto a fermarmi anche perché la valle che ho appena passato è una delle valli più isolate e meno frequentate del lago di Como. Quindi di informazioni online ne avevo trovate praticamente zero. Arrivato a questo punto, mi fermo per pranzo. Era mezzogiorno, erano 6 ore ormai che stavo camminando. Mi fermo per pranzo, tranquillo. Il problema nasce proprio dopo pranzo. So che adesso volete subito capire perché mi sono trovato a chiamare il soccorso alpino e ve lo racconto subito, datemi un secondo. Il problema sono stati questi scarponi, perché? Questi sono i The North Face Vertio Alpine, uno scarpone fatto da The North Face che viene indicato addirittura per alpinismo. Pensato per trekking impegnativi e vie ferrate, quindi diciamo che il trekking che ho fatto doveva essere l'ideale per questo tipo di scarpone. Eppure, dopo pranzo, mentre cercavo di tornare a valle per interrompere il mio trekking, mi si è completamente staccata la suola. Questo mi ha portato a dover chiedere aiuto e a dover essere soccorso.
Arrivati a questo punto però voglio spiegarvi il senso di questo video che sto facendo. Il senso non è voler trovare un capro espiatorio, non è veramente piangermi addosso. Prima che vi scatenate nei commenti dicendo cosa ne pensate, voglio condividere con voi il processo che mi ha portato a chiamare il soccorso alpino. Voglio condividere con voi tutto il processo che ho fatto perché chissà mai che magari un domani possa malauguratamente servire a qualcuno. Prima di chiamare il soccorso alpino ho tenuto in conto quattro fattori. Il primo, la mia condizione fisica. Secondo, il tempo, sia nel senso di tempo meteorologico, sia nel senso di orario. Terzo, la condizione del sentiero che avrei dovuto affrontare e le ore che mi ci volevano da camminare. E quarto, la mia attrezzatura. Partiamo dai primi due perché sono i più semplici da che possiamo smarcare. Mia condizione fisica, stavo molto bene, avevo già fatto 1600 metri di dislivello, ma non era un problema, diciamo potevo andare benissimo avanti a camminare perché l'allenamento non mi manca. Secondo, tempo atmosferico e orario. Più o meno quando è successo il fattaccio eravamo attorno all'una, una e mezza. Tempo atmosferico, ottimo, c'era qualche nuvoletta ma non mettevano pioggia, quindi diciamo che da questo punto di vista non era un problema. Quelli da tener conto sono la mia attrezzatura e le condizioni del sentiero. Per quanto riguarda la mia attrezzatura, io avevo dietro tutto il necessario per poter fare un'alta via di più giorni in bivacco. E in bivacco è fondamentale da capire perché io non avevo dietro l'attrezzatura per dormire all'esterno. Per intenderci, avevo dietro un sacco pelo da 10 gradi come comfort, ma non avevo né matrassino, né tenda, né tutto quello che avessi bisogno per poter stare fuori a dormire. Quindi l'idea di restare lì e magari capire anche cosa fare il giorno successivo non era un'alternativa. Il vero punto che mi ha costretto a chiamare il soccorso alpino è stato quello del sentiero che stavo affrontando e quante ore mi ci volevano tornare a valle. Per arrivare fino a quel punto dove ho chiamato soccorso alpino avevo già camminato 6 ore. Però se vi ricordate, mentre vi narravo il mio trekking, vi ho specificato bene che la discesa da Sasso Bianco e Sasso Canale era veramente tosta, veramente brutta. Quindi affrontarlo con uno scarpone completamente aperto non era praticabile, cioè voleva dire veramente farsi male da soli. Da qua c'era un'altra possibilità. Tornando indietro potevo tornare alla Bocchetta di Manco, scendere all'Alpe Manco e poi da lì scendere in Val Chiavenna. Perché non l'ho fatto? Il motivo semplice, per tornare alla Bocchetta di Manco, ma anche tutta la discesa poi fino all'Alpe di Manco, era completamente una sassaia, una pietraia. E andare su una pietraia senza la suola equivale a voler farsi male. Perché ricordiamoci che la suola non solo ci dà grip su roccia, ma ci protegge anche da tutte le rocce affilate e taglienti su quale mettiamo i piedi. E da questo punto di vista qui vanno a mancare due presupposti basici per andare in montagna. Ma non solo, perché nel momento in cui io ho provato a camminare, perché all'inizio la suola non era così strappata, ecco che sono scivolato 3 volte nell'arco di 100 metri. Perché non avevo più grip, questo scarpone non era più utilizzabile in quelle condizioni. Dato che sono scivolato 3 volte in 100 metri e che avrei dovuto percorrere almeno altre 6 ore per poter tornare a valle, voleva dire veramente esporsi a una possibilità di farsi male, mamare seriamente, che era vicina quasi al 100%. Personalmente ho detto, ok, mi fermo qua, non ho le condizioni per poter continuare, quindi basta. Chiamo il soccorso alpino, chiedo aiuto e così ho fatto. Arrivati a questo punto si potrebbe anche pensare, beh, ma lo scarpone era riparabile. No, e vi spiego il perché. Molte volte si pensa che un portarsi dietro dello scotch possa aiutare a nastrare sullo scarpone. E personalmente sono anche d'accordo con voi. Fossi stato su un terreno semplice, un single track, una strada bianca, vi dicendo, 2 giri di scotch e se andava avanti sarei tornato a valle senza nessun problema. Il vero problema qua sta proprio sul tipo di sentiero dove mi trovavo, ovvero la pietraia. Essendo una pietraia, qui innanzitutto avrebbe distrutto lo scotch, quindi probabilmente a lungo andare avrei anche finito lo scotch perché comunque la pietraia era veramente tagliente e le ore a camminare erano tante. Ma oltre a ciò, il vero problema è che andare a mettere dello scotch sulla punta dello scarpone, o comunque sullo scarpone, per andare a tenerlo unito, rappresenta veramente un grosso problema. Perché va a eliminare completamente la tenuta della suola su roccia e quindi con un'altissima possibilità di cadere anche in punti esposti. Ecco che arrivato a questo punto non ho potuto fare altro che chiamare il soccorso alpino e farmi recuperare.
Da qua voglio veramente ringraziare i ragazzi che mi hanno aiutato, anche perché io ho sempre detto soccorso alpino, ma in verità sono intervenuti i vigili del fuoco della sezione di Como, quindi personalmente li ringrazio. Vedremo quello che sarà di questi scarponi, perché vi assicuro che la faccenda non finisce qua. Se mi arriverà qualcosa da pagare da parte dei vigili del fuoco per intervento del soccorso, lo pagherò tranquillamente perché ho usufruito di un servizio. È comunque da dire che quando sono tornato a valle, quando i ragazzi dei vigili del fuoco e del soccorso alpino hanno visto lo scarpone, sono stati chiari nel dirmi: hai fatto bene a chiamarci, perché il motto deve sempre essere fermarsi prima di farsi male piuttosto che essere recuperati da infortunati o morti. E detto ciò ragazzi, questa è stata la mia purtroppo brutta esperienza. Spero che nel raccontarvela vi sia tornato utile il ragionamento per capire come comportarsi in montagna in caso di brutte situazioni. E nella speranza che nessuno di voi si ritrovi nelle mie stesse condizioni, vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!